Alfonso D'Alfonso, candidato a sostegno della questa ampia coalizione di centrosinistra con Giovanni Legnini, lista Centristi per l'Europa, raccoglie varie esperienze essenzialmente democristiane. La domanda è: dopo tanti anni fuori dalla politica, dedicato ad altro, chi gliel'ha fatto fare? Beh, innanzitutto chi me l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare il momento che stiamo vivendo, che è un momento particolare che richiede il ritorno all'impegno politico da parte di chi se n'era allontanato. Me l'ha fatto fare Giovanni Legnini, perché Giovanni Legnini è l'uomo giusto per ricostruire un'area di governo nella nostra regione in un momento così delicato. E soprattutto al di là della mia candidatura, l'area politica su cui noi stiamo lavorando non è democristiana, perché la Democrazia Cristiana è finita quando il partito si è sciolto. Le condizioni che hanno portato a far sì che, dopo l'appello di Sturzo, del quale ricorrono 100 anni, c'è stata la costruzione della Democrazia Cristiana, quelle condizioni non ci sono più. A tal proposito io ritengo che lo scudo crociato che viene utilizzato anche in questa competizione elettorale dovrebbe essere affidato a una fondazione e non messo in mano a chi lo utilizza per raccattare qualche voto in più. Il comprensorio aquilano esprime tanti candidati, forse più delle altre volte, e questo ha portato a temere, soprattutto da parte di qualcuno, che il voto possa essere disperso e questo comprensorio possa essere escluso dalla rappresentanza in Consiglio regionale. Sì, ho sentito che qualcuno ha fatto l'appello al voto utile o peggio al voto aquilano. Io credo innanzitutto che l'unico voto utile sia quello dato a Giovanni Legnini, perché c'è un progetto politico che Giovanni Legnini ha fortemente voluto. Dopodiché è ingiusto, ingeneroso e anche offensivo dire che questo territorio può avere la rappresentanza se viene votato il candidato Tizio o il candidato Caio. Ogni lista ha pari dignità, ogni candidato ha pari dignità e opportunità. Ritengo anche che fa bene il nostro candidato presidente a difendere questa impostazione e questo progetto politico. L'ha fatto ieri sera quando la Marcozzi ha attaccato il suo progetto politico denigrando le liste, ma è grave che lo faccia qualcuno che all'interno di questo progetto deve stare e dovrebbe credere. Poi io dico con grande franchezza che il nuovo centrosinistra che noi stiamo costruendo parte da un partito democratico, giusto per non fare nomi, che se tutto va bene noi ci auguriamo raggiunga il 12-13%, ma si vince col 35%. Il valore aggiunto lo portano quei candidati che si sono messi in gioco senza dover difendere posizioni politiche di privilegio. Quali sono le priorità? Quali devono essere le priorità dell'Abruzzo, soprattutto delle aree interne? Penso ad esempio alle infrastrutture e alla sanità, che segnano ancora un doppio binario tra costa ed entroterra. Credo che il primo impegno che deve avere il nuovo governo regionale, il nuovo consiglio regionale, è quello di riorganizzare la macchina della regione stessa, sburocratizzare e riorganizzare. Dopodiché il diritto alla salute. La salute è un diritto fondamentale che soprattutto nelle aree interne, nelle aree più deboli, bisogna rafforzare. Come si fa a rafforzarlo ormai che ci stiamo avviando all'uscita del commissariamento, anzi siamo già usciti della nostra sanità? Bisogna ridurre le liste d'attesa e bisogna migliorare la qualità del servizio mediante l'assunzione di nuovi medici, paramedici e anche personale amministrativo. Guardate, le liste d'attesa non si vanno ad accorciare con le ricette magiche, ma semplicemente immettendo personale e mettendo in condizione i nostri ospedali, le nostre eccellenze, i nostri eccellenti ospedali a lavorare meglio. Forse si ignora, qualcuno ignora, sento parlare soprattutto il candidato del centrodestra, il senatore Romano Marsilio, di crisi della sanità. Noi abbiamo una sanità di eccellenza grazie ai nostri professionisti e abbiamo una mobilità attiva nei confronti soprattutto di Roma, che in questo modo potremmo aumentare e quindi portare maggiori risorse. Sia chiaro che anche gli ospedali vanno riorganizzati.
In provincia dell'Aquila è stato realizzato un nuovo ospedale a Sulmona e ne dovrà essere realizzato un altro nuovo ad Avezzano e le risorse ci sono. Pensiamo che all'Aquila soltanto di energia e di gas vengono spese ogni anno, quindi vengono spesi 15 milioni di euro. Ecco, razionalizzare anche l'ospedale dell'Aquila porta a un risparmio con il quale noi dobbiamo finanziare anche quegli interventi che debbono portare a riequilibrare la qualità della vita nelle aree interne, ad esempio. Con questo risparmio noi potremmo anche evitare che nelle aree interne chi ha bisogno di cure si deve spostare, deve avere un disagio, possiamo evitare di fargli pagare il ticket. Intervenendo sulle infrastrutture, sulla mobilità e sul trasporto, e poi adesso diremo anche in maniera concreta come, possiamo evitare di fargli pagare lo spostamento per far studiare i figli, esempio. Continuo a sentir parlare di grossi investimenti nel trasporto su ferro, se continua a sentir parlare della ferrovia per Roma, l'Aquila-Roma, collegamento diretto. Io ritengo che questa sia una presa in giro per gli elettori, perché questo intervento perlomeno fino ai prossimi 20 anni non si potrà fare per l'alto costo che l'infrastruttura di questo tipo richiede, all'incirca parliamo di un paio di miliardi di euro, è semplicemente follia. Noi dobbiamo razionalizzare al meglio quello che c'è, migliorare il trasporto con Roma su gomma, dobbiamo migliorare il trasporto interno, ma anche nel ferroviario. Guardate, c'è la tratta Sulmona-L'Aquila che sarebbe una tratta ottima dove fare il turismo ferroviario. Si parla di elettrificazioni, no, io dico che quella tratta può essere utilizzata anche in questo modo, come dotando la società che fa trasporto ferroviario, ad esempio Trenitalia, del treno a idrogeno, impatto ambientale zero, o un'operazione di grosso respiro dal punto di vista del marketing turistico che ci porterebbe all'avanguardia in questa tipologia di turismo. Dopodiché sulle aree interne la leva da utilizzare è sicuramente la fiscalità di vantaggio. La fiscalità di vantaggio che la regione Abruzzo può attivare sull'addizionale IRAP e su altre voci, ad esempio sul bollo delle auto, che noi potremmo evitare di far pagare a quelle attività economiche che insistono sulle aree interne. Tutta la parte della fiscalità regionale deve essere utilizzata per agevolare chi nelle aree interne, soprattutto quelle più estreme, fa la scelta di vita di viverci. Dicevo prima del trasporto. Ma vi sembra giusto che chi vive a Castel del Monte e deve mandare i figli a scuola debba pagare lo stesso importo di abbonamento di chi invece vive a Manuppello e deve mandare il figlio a Pescara? Secondo me no. E come si fa a finanziare un'operazione di questo tipo? Andando a utilizzare, a recuperare le somme dovute che si spendono in questo modo da parte della Regione, dall'evasione che c'è in tutta la Regione Abruzzo sui mezzi di TUA. Sapete a quanto ammonta l'evasione? A 5 milioni di euro. Con un recupero di 5 milioni di euro possiamo finanziare operazioni di questo tipo di equità sociale. Vedete, noi riteniamo, io ritengo, che quando si fa una campagna elettorale bisogna parlare di cose concrete, di cose che si possono fare e non dare i numeri a vanvera. È inutile parlare di interventi e di opere che attengono allo Stato o che attengono ad altre realtà. La Regione Abruzzo deve occuparsi delle cose che può fare la Regione Abruzzo.